buonasera buonasera brava gente eh? e come state come state stasera ci accingiamo nei primi dieci minuti a vivere il nostro commento uh, del vangelo e poi alle 21 in punto inizieremo cosa inizieremo eh? cosa inizieremo buonasera eh? buonasera brava gente buonasera carla buonasera franco vedo scorrere i nomi, stasera un grande appuntamento tutti insieme qui a Foligno in un posto molto significativo, e però ci prepariamo subito ad ascoltare il Vangelo. Prendo il pezzo centrale del Vangelo di domani dal Vangelo di Marco. Venne però il giorno propizio quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque ad Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E leggerò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai e te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose la testa di Giovanni il Battista e subito entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto e subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardò, andò. Lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede alla sua madre. E i discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Bene, cari amici, è un Vangelo molto forte quello di stasera, chiede la testa delle persone. Io credo che non ci sia cosa più brutta nella nostra vita che dire o lui o io, o quello o quest'altro. Eh, oppure addirittura essere imprigionati dalle logiche eh, del sentito dire, dalle logiche degli altri. E c'è un verbo che è un po' come un segnale spia. Eh. Qualche volta l'ho fatto questo esempio, quando state in macchina che vedete che c'è la spia, che, segno, che la benzina sta finendo e la macchina non, non va più, ebbene, ci sono dei segnali che ci dicono guarda. Che non stai camminando secondo il Vangelo, secondo il cuore di Dio. E sapete qual è il termine? Piacque ad Erode, come danzò. Eh? Piacque. Eh, ci sono delle cose che piacciono in maniera straordinaria, ma non sono secondo il disegno di Dio. Quel piacque così direi carico anche. Di, di eros ma a carico anche di aggressività di un io non, non bello eh? perché si possono anche apprezzare le cose belle ma c'è questo piacque che tradisce e allora la grande domanda del Vangelo di stasera ci sono delle cose che ci piacciono ma non ci giovano la domanda vera è cosa giova alla mia vita Cosa giova alla tua vita? È la grande domanda che ci pone il Vangelo. Qui Erode è intrappolato dalla logica degli altri, non è un uomo libero, è costretto ad uccidere. E allora chiediamo al Signore la grazia stasera, io guardo l'orologio perché ho ancora 4 minuti, poi è 21 dobbiamo iniziare, eh? che poi vi dico dove stiamo. Hm? Ci sono delle logiche che imprigionano e incatenano la libertà eh, della persona, non gli permettono di essere libero. Erode ha paura dei suoi amici, ha paura degli altri, di cosa pensano gli altri? E quante volte le scelte sono dettate da questo compiacere gli altri o per paura degli altri? Ebbene, il Vangelo ci dice oggi si libero, si libero, segui il cuore di Dio, segui il cuore di Dio. E vedete anche Francesco, viva, Francesco d'Assisi vive questa esperienza, gli piaceva andare a combattere, gli piaceva diventare cavaliere, ma non era quello che gli giovava veramente, cercava a tutti i costi onore, andava a combattere per uccidere, per tornare ad Assisi e avere una medaglia sul petto, avere gli onori degli altri, però il Signore lo inquieta, chi vuoi servire? La grande domanda, chi vuoi servire? Eh? Bene, credo che questa domanda ce la portiamo con noi, che orienterà anche un po' la discussione di stasera, ma vado brevemente, c'è cioè ancora, vediamo un po', ancora quattro minuti, eh? perché fra poco intanto questo Vangelo ci accompagni, ci sostenga, eh? con questa pannellata francescana, no? entrare nel sogno che Dio ha per ciascuno di noi, che è un sogno bellissimo. Eh? Eugenio Scalfari ha scritto ieri su Repubblica sognate la vita, eh? sogniamola la vita, la vita bella. E vado, ai saluti, vado ai saluti perché fra poco ci incontreremo con Carlo Cottarelli, questo grande economista del nostro paese, eh, ci si confronterà con Agnese Pini, la direttrice della Nazione, poi avremo anche altre due personalità. Eh? Ma non ve li anticipo, fra poco, fra poco, fra poco qui. Siamo da queste parti. Intanto scrivete dove stiamo stasera. Eh? Dove stiamo stasera? Vado ai saluti brevemente. Grazie a Grado, auguri per Mattia che compie 11 anni e un saluto per lei e la sorella Angela. Ciao, grazie al tuo Mattia e eh, alla sorellina, ogni bene. Poi Liliana Conti, auguri alla, alla figlia Manuele, Manuela che compie 44 anni. È una preghiera sicuramente, coraggio. Sebastiano Miano ci scrive per segnalare che nella biblioteca Licodia Eubea in provincia di Catania hanno acquistato, eh no, ma questo non si dice, <ride> hanno acquistato anche i nostri libri, eh? la Tunica Ratonica e l'Anima Maria. Oltre a fratelli, tutti, e eh, questo è più importante: fratelli, tutti. Ogni bene a voi, allora, e eh? avanti. Le biblioteche sono un po' un cuore pulsante, eh? leggere fa bene, io lo dico sempre. Angela Spata, gli auguri per il figlio Antonio, 10 anni. Antonio, un abbraccione fortissimo. Eh? Stasera sentirai una bella discussione. Eh? Non andiamo a nanna. Francesca vorrebbe gli auguri di ogni bene per il marito Luigi, 43 anni, da parte di Francesca e delle bimbe Maria e Chiara. Forti, forti. eh? E un abbraccione, San Francesco vi sostenga e eh? anche Santa Chiara. Nadia Ferrero, gli auguri per il figlio Federico Francesco, 21 anni. Francesco Siamo grandini, eh? mi raccomando. Eh? Dalla mamma, dal padre Fulvio e dai nonni è una preghiera che continui a crescere da buon bellissimo. Vedi cosa ti augurano, questo è il più bell'augurio. Francesco allora, eh? è un abbraccione forte. Maria Rosaria, abbiamo curso dolce, gli auguri per la figlia Giulia di 11 anni, la nostra luce insieme a Fratellino. Un abbraccione a tutti e due eh? e avanti, 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 avanti. Ci siamo allora, oh, siamo puntuali, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, quindi saluti a tutti voi. Allora ho visto che avete scritto dove siamo, intanto siamo a Foligno, a Foligno. Ecco qua, voglio iniziare le 21 perché si collegheranno con noi il Corriere della Sera, ansa.it, l'Affington Post, avvenire, sanfrancesco.org, mi pare anche Umbria 24, i siti di Assisi. Roberto, dimentico qualche cosa? L'ho detto tutti, no? Sono una, una grande finestra sul nostro paese. Eh, da Foligno, quindi saluto tutti. Ecco, possiamo iniziare. Io mi avvicino, stiamo a Foligno e quindi ci avviciniamo al padrone di casa, eh? al padrone di casa, il sindaco di Foligno, fratello Stefano. Lo chiamo Stefano, giusto? Il cognome? Sì. Zuccarini. Zuccarini. Caro sindaco, un tuo saluto perché siamo ospiti nella tua, nella tua città. Più che un saluto, io posso esprimere l'emozione assoluta di avervi qui, ospiti della nostra città e potervi far ammirare questo segno che abbiamo voluto dedicare al, al fratello Francesco, che forse qui ha espresso l'essenza della sua evoluzione da, da essere umano a santo, qui si è spogliato dei beni terreni e è diventato San Francesco anche per l'amministrazione quindi sarà una grande lezione potremmo dire perché poi siamo qui siamo di fronte al di fronte, palazzo comunale giusto? esattamente con il famoso cupolino che crollò quando torrino. ci fu il terremoto Torrino eh, sì. cioè dopo sei mesi dopo mi pare eh, crollò il Torrino scossa, sì. con la scossa più sì grande. Avanti allora, grazie caro grazie. sindaco, grazie, grazie. l'ospitalità di un palazzo bellissimo che vedremo stasera, ma qui con noi che ha fatto anche da microfono, abbiamo il ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali Padre Franco Bonamano. Padre Franco, Ciao, posso dire eh, se... che abbiamo studiato insieme? Certo, eh? certo che lo puoi dire. Eh, io ero anni un anno fa. più piccolo, sì. una, lui stava avanti un, un anno più grande e ho sempre guardato con grande stima e ammirazione. Eh, Franco, tu sei Ministro Provinciale, noi stiamo a Foligno, sì, e sì. in questa piazza cosa è successo? Ma... Uh, intanto diciamo che San Francesco non è solo di Assisi, ma io dico che in qualche modo è anche di Foligno, perché Francesco era di casa in questo posto. Foligno è un po' il crocivia no? tra uh, la Marca Anconetana, uh, Spoleto, quindi verso Roma, e qui si facevano le fiere più importanti. E Francesco sicuramente con il suo babbo veniva qui a vendere le stoffe ed è successo nel 1206 questa cosa particolare, Francesco aveva già iniziato il suo uh -huh. percorso di conversione vieni, vieni, e vieni, vieni. in questa piazza nel gennaio del 1206 Francesco è venuto con le stoffe che aveva preso dal fondaco del padre uh -huh. per venderle e ha venduto tutto. E ha venduto cioè anche, tutto, il cavallo, completamente. Tutto, anche il cavallo, Pure che il aveva, cavallo. anche il cavallo il cavallo questo significa che Francesco era uno che sapeva farci anche nel commercio, perché chiaramente non è perché era Francesco allora hanno comprato, ma è stato capace di eh, vendere bene la sua merce. Diciamo ha venduto così. tutto quindi. ha venduto tutto e poi quello che ha ricavato non lo ha messo in tasca. E dove se l'ha messo? Ha, cap ha capitalizzato in maniera diversa, ha pensato di. Investirlo per i poveri lo ha portato a San Damiano. Ah, quindi tutto lasciato, quello che ha preso tutto il suo sacchetto uh -huh. lo ha portato a San Damiano perché ha pensato lì cominciamo a ricostruire quella chiesetta che era messa male la chiesa di San Damiano, la di San Damiano. dove poi Gesù gli Do parla in quella è, chiesa dove lì c'è stato il famoso incontro con il crocifisso che gli ha detto va e ripara, ripara. la mia casa e lui l'ha presa sul serio ha pensato innanzitutto a una struttura ma il Signore gli chiedeva e molto il di più e i genitori di Francesco quando questo vende tutto e eh, lo da, perché il papà era un mercante, un certo. grande mercante, certo. la mamma è una nobile donna. Sì. Uh, intanto ti chiedo, ma qui ci hanno lasciato un segno in questa piazza allora. dove è avvenuto questo gesto così eclatante? Certo, in questa piazza c'era innanzitutto una lapide che ricorda proprio ah, questa, qua, eccola, qua, eccola, qua. Ricorda questo fatto capitato sì. appunto nel 1206 e poi ultimamente, proprio quest'anno, è stato posto questo monumento che è stato donato dalla prof. Ligno e eh, che rappresenta appunto due mani che... Sostengono una stoffa praticamente. E ah, questo... ah, guarda che bello! E qui non è soltanto, credo, un vendere, ma è un offrire qualcosa in più, no? le due mani di Francesco che offrono quasi se stesso per, per i propri fratelli, insomma, in qualche modo. E quindi vende tutto, spende questi soldi, li tutto. dà per San Damiano. E il padre si arrabbia <ride> giustamente perché Pietro Di Bernardone era un un buon commerciante per cui ci teneva al soldo in qualche modo uh -huh. e praticamente lo chiude dentro casa però c'è la mamma di Francesco che è una donna santa io dico uh -huh. che come tutte le mamme come tutte, eh, tutte le mamme, le mamme. Come tutte le mamme <ride> e provvede a liberarlo in qualche modo uh -huh. noi però non sappiamo poi come va a finire con Pietro di Bernardone vabbè sappiamo il discorso non sei più mio padre mio padre e certo. il padre però non sappiamo se Pietro si è convertito dopo. Io credo che ci sia stata. Questo Mi è un cam... grande interrogativo eh. che gli storici pongono. Sì. Tu che pensi a proposito? Che il cre... papà che ha Ma fatto. Io credo che sicuramente con il tempo anche Pietro avrà compreso che la vita è un'altra cosa dall'accumulare. Ma il condividere credo che sia la cosa più bella che anche lui ha potuto capire tramite l'esperienza del figlio. A me mi pare che da questo tuo intervento, Franco, emergono un po' del... Ti faccio un'altra domanda perché poi ci confronteremo sopra con Carlo Cottarelli, Agnese Pini, insomma due personalità eh, italiane molto conosciute. Eh, a livello spirituale, l'ultima domanda, questo gesto che cosa significa? Poi vedremo, tu hai usato già dei termini, il padre capitalista che non capitalizza... Se Francesco non fa come il padre che capitalizzava per sé, ma certo. vende tutto. Già questo apre una finestra di riflessione che porremo a Carlo Cottarelli e Agnese Pini. Poi ehm, ha detto che investe comunque perché lui investe certo, eh, Francesco investe. nel dono, nel condividere, nel condividere. Eh? Nel condividere. oggi condividere sono con temi anche economici molto certo. molto forti, soprattutto in questo momento di pandemia. Ma l'ultima domanda: il significato spirituale e esistenziale di questo gesto? Il messaggio. Che parte per chi ci sta ascoltando adesso. Ma io credo che quello, una delle frasi scontate che potremmo dire, che secondo me comunque è validissima, è solo dando che si riceve. Ecco Francesco, credo che comprenda questa grande verità: che donando quello che ha, può ricevere la, la pienezza della vita in qualche modo. Quindi credo che questo sia Dando il punto si più riceve. importante. Straordinario. riceve, straordinario. Quindi è un investire ancora meglio investire no, ancora che consumare più. un gruzzoletto che non aumenta poi. Certo. Ma vedremo gli economisti sopra cosa ci diranno. L'ultima cosa, Franco, qui stiamo andando, mi hanno detto, una sorpresa, nel Palazzo Tricci, giusto? Sì, perché Dice non... che è un palazzo importantissimo. Sì, noi siamo praticamente nel cuore della città di Foligno, qui si incontrano, il potere ecclesiale e il potere civile, potremmo dire, ah, perché la cattedrale, eh, è posta, è la cattedrale è posta di fronte al palazzo del comune, ma ai tempi di Francesco c'era il palazzo Trinci, che era un palazzo importante per la vita di questa nostra città. Quindi, eh, qui è il cuore della, della vita. E della quindi vita Francesco Folignano. fa questo gesto proprio nel cuore, nel della, cuore, città, nel nel cuore della città, nell'epicentro della città. Non è che ha scelto sa, un posto appartato. No, 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 assolutamente. Mette in crisi. Immaginate, <ride> voi immaginatevi cosa è accaduto a Foligno nel 1206. Cioè, ne, ne avrà parlato tutta la città. Certo, ma questo ha avuto chiaramente delle conseguenze importanti anche per i Folignati, perché da lì poi sono cominciati anche... Eh, ad arrivare a fianco a Francesco dei compagni proprio folignati, eh, il beato Ermanno degli Ermanni, ad esempio, ah, è un stato, compagno di Francesco di compagno, Foligno, ah, a Foligno che è, è, che è quello che poi ha, ha donato alcuni casalini ai frati per poter costruire il primo convento. Hai capito? Questa non la sapevo. Eh? Ecco, non la sapevo. <ride> Bene, allora adesso andiamo sopra, ci stanno Sono aspettando, Franco fammi strada, sì. e intanto la regia manda delle immagini sulla città di Foligno. Eccoci qua, adesso ci troviamo nel Palazzo Trinci praticamente. E mentre salivo, ho incontrato il presidente della Quintana, Domenico Metelli, che mi diceva uno dei motivi per cui qui a Foligno c'è anche una corsa di cavalli, un gioco molto famoso in Italia. Forse alla luce della vendita del cavallo di Francesco. Comunque così un un aspetto di cornice alla discussione che, affrenta, che affronteremo ora. Intanto io saluto e do il benvenuto ad Agnese Pine, direttrice della Nazione. Grazie. E la ringrazio. Grazie a voi davvero. E, e poi uno dei più grandi economisti del nostro Paese, Carlo Cottarelli, super conosciuto. Grazie e Franco Bonamano che abbiamo un po' ministro provinciale dei fatti conventuali dell'Italia centrale che ci ha aiutato a capire il significato di questo gesto. Voi avete ascoltato la conversazione di stasera, eh? allora io adesso Agnese ti affido questo momento di dibattito con Carlo. Io ogni tanto faccio qualche sgambetto, mi butto, entro dentro. Tu, tu tuffati quando lo ritieni più opportuno. E io certamente ho ascoltato, tra l'altro, con, davvero con grande interesse, perché è una storia che abbiamo tutti nell'orecchio, no? tutti noi che cresciuti in una cultura cristiana, cattolica, eh, conosciamo la storia dei, dei, degli abiti e del cavallo di San Francesco, ma sentila raccontare nel luogo in cui tutto questo è avvenuto, regala un'emozione di vividezza che altrimenti non, non si riesce a cogliere e, e mi offre anche lo spunto per entrare poi nel, nel nostro dibattito perché l'altra cosa che mi ha incuriosito molto il titolo di questo incontro, vendere e donare, legato all'economia, eh, sono due termini, vendere è un termine che, che leghiamo bene al mondo economico, donare un, un po' meno, eh, però ecco può essere davvero uno spunto interessante da cui partire anche dato il momento storico così particolare che stiamo attraversando, il nuovo governo, quando ci sarà, se ci sarà, il peso dell'economia che ha e sta avendo su tutti i cambiamenti che andiamo ad affrontare. Magari dopo Cottarelli ne parleremo, ma prima di arrivare alla Terra cominciamo dal cielo, dato anche, dato anche il contesto, e quindi restiamo un po' alti. E, e partiamo, visto che parliamo di economia, parliamo di San Francesco, partiamo da un altro Francesco, da Papa Francesco, che ha l'economia, essendo lui un papa che guarda molto alla terra, eh, ha dedicato molto della sua attività eh, spirituale. Economia di Francesco, che si, si basa su due cardini molto importanti, due parole bellissime che sono opportunità e uguaglianza. E sono parole così belle che come tutte le parole belle corrono un grande rischio, che quando si pronunciano non, non si sa, non, il significato non lo si coglie più tanto, come quando si recitano le preghiere, no? che poi uno le, le recita e non pensa più ai significati. Però ecco, lei ha in uscita Cotarelli, un libro, tra l'altro che dovrebbe uscire a marzo se non sbaglio, eh, che si intitola All'inferno e ritorno. E che riparte da uno spunto che è, è, è proprio un po' questo. Un'economia basata su queste due parole così belle, ce le può aiutare a. può, può ridarci un po' di significato a queste parole, ri, ri, rifarle prendere senso e calarle nel reale. Sì, c'è anche un altro concetto che è quello della solidarietà, che è proprio chiaramente legato al fatto che siamo tutti su questa terra e ci dobbiamo voler bene. Ecco. No, io ho scritto questo. Questo libro anche per dire che per fare poi politiche economiche bisogna avere però degli agganci ideali. Allora idea, qual è l'ideale su cui uno vorrebbe fondare la nostra società? È quello un po' della nostra Costituzione, l'articolo 3 della nostra Costituzione, che nella sua seconda parte parla della necessità di dare a tutti una possibilità nella vita. Ecco, questo concetto per me. È fondamentale, perché noi economisti tendiamo spesso, poi economisti liberali, eccetera, tendiamo a vedere spesso l'economia come una gara e che per, in cui un'impresa vince e l'altra perde e pensiamo che sia un ruolo dello Stato sia quello di fare in modo che questa gara sia una gara onesta con delle regole valide, eccetera. Però, secondo me, un ruolo fondamentale dello Stato, che è quello che sta nel nostro articolo 3 della Costituzione, è quello proprio di dare una possibilità a tutti. Eh, vuol dire investire in pubblica istruzione, investire in sanità, fare in modo che chi nasce al nord, al centro, al sud dell'Italia, da una famiglia ricca, da una famiglia povera, abbia possibilità nella vita. Il fatto che sei nato maschio o femmina non dovrebbe contare. Questa uguaglianza di possibilità che poi non può essere mai assoluta perché soltanto in una società spartana in cui i figli sono sottratti ai genitori si potrebbe avere una cosa assoluta, ma un grado sufficiente di possibilità deve essere dato a tutti. Allora, il secondo concetto dopo questo di uguaglianza, sufficiente uguaglianza nelle possibilità, è quello poi di premiare il merito, perché insomma, adesso volendo fare l'esempio appunto di una gara ai 100 metri, tutti devono partire dallo stesso punto. Dopodiché ci sarà qualcuno che corre più veloce degli altri e quindi ci saranno i primi e ci saranno quelli che arrivano a secondo e che arrivano terzo. Però a questo punto ricordiamoci che c'è un altro terzo principio fondamentale, che è quello della solidarietà. Per un semplice fatto, ce ne sono tanti motivi per cui è necessaria la solidarietà. Uno è fondamentale, secondo me, sempre collegandosi al concetto di una gara: chi arriva primo in media è stato più fortunato degli altri. Quindi c'è un dovere morale a livello individuale di condividere parte delle, delle vincite, e c'è un dovere politico da parte dello Stato di fare un'azione di, di redistribuzione. Per cui. Io, pure, che sono un economista che crede nel mercato, eccetera, per esempio, sono del tutto favorevole a un altro principio della nostra Costituzione, che è quello della tassazione progressiva. Chi ha un reddito più alto può permettersi di dare un qualcosa di più rispetto a chi ha un reddito eh, più basso. Quindi, questi tre concetti, uguaglianza dei punti di partenza, merito, perché non possiamo dimenticarci che il merito va premiato, altrimenti finiamo. C'è il rischio di, eh, di, di, di alimentare il, il, diciamo, quelli che non vogliono fare molto, che non si vogliono impegnare, e così via. E poi però ci deve essere un'adeguata ridistribuzione, senza esagerare, però evitando, sinceramente, quelli che sono diventati gli estremi assurdi di questo, di come si è sviluppato adesso il mondo capitalista, in cui ci sono squilibri ridicoli, non giustificabili, tra, eh, socialmente. Tra quello che eh, ottengono i più ricchi, eh, e, e quelli poi, che invece, hanno difficoltà ogni giorno a vivere una vita decente. Però, ah, proprio a questo proposito, in una società così ostinatamente capitalistica come la nostra, in cui il capitalismo è arrivato poi alle sue estreme conseguenze, anche mostrando le sue debolezze, questi principi così belli e così alti, anche un po' cristiani, se vogliamo, e magari poi qui mi aiuta a capire se ci sono differenze fra un modello di questo tipo e un modello più strettamente cristiano di economia, ecco, è sostenibile nella nostra società, cioè è realistico questo modello. Allora, io qui trovo un altro motivo per dire che è sostenibile. Tanti studi fatti anche al Fondo Monetario Internazionale, cioè non proprio il più estremo, comunisti, eccetera, eh. anche quegli studi fanno vedere che gli una, una distribuzione del reddito che è troppo estremizzata causa tensione sociale e quindi alla fine non fa bene neanche alla crescita, quindi destabilizza il sistema economico. Da qui appunto la necessità di evitare estremi. Attenzione, non dimentichiamoci una cosa, il capitalismo moderno negli ultimi 20-30 anni ha portato un'enorme riduzione della povertà a livello globale. Perché sappiamo bene che, secondo gli studi fatti dalla Banca Mondiale, c'è stato un miliardo di persone che negli ultimi vent'anni sono uscite dalla soglia di povertà minima. Questo perché, perché i super poveri i superpoveri, diciamo, dei paesi emergenti sono usciti, dei paesi con reddito basso sono, hanno avuto un aumento del proprio reddito. Però all'interno di ogni paese si è ampliata la differenza tra i più ricchi e i più poveri. Secondo me in un modo un po' esagerato, ecco, difficilmente giustificabile sulla base dei meriti. è che poi diciamo, la ricchezza si autoalimenta, perché ricchezza vuole anche dire potere, cioè, quindi è una cosa che si accumula. Ecco, lo Stato credo debba avere anche un ruolo di, di moderare questi estremi, cosa non facile nel mondo moderno perché uno dei problemi della globalizzazione... È stato anche che in un mondo globalizzato diventa più difficile tassare il ricco, perché il ricco se ne va da qualche altra parte, va dai paradisi fiscali, eccetera. Visto che, nel pensiero di Papa Francesco, la lotta ai paradisi fiscali è uno dei punti fondamentali. Non è una cosa facile da fare, io credo che si possa fare attraverso accordi internazionali tra Paesi. Non è impossibile, è difficile, bisogna provarci senza naturalmente esagerare e puntare a qualcosa che credo sia utopico, quella di eliminare, eh, di avere uguaglianza nei, nei punti di arrivo. Credo che il mondo sarebbe più bello se ci fosse uguaglianza nei punti di arrivo, però forse non siamo ancora abbastanza maturi per arrivare a quel punto, ma almeno l'uguaglianza nei punti di partenza e un certo grado di ridistribuzione è necessario. E davvero vorrei sottolineare che la redistribuzione non si può soltanto pensare che lo faccia lo Stato. Credo che sia un dovere morale di ognuno di noi di rinunciare a una parte del proprio reddito, dandola a qualcun altro. Sfiora un po' quasi il socialismo, però, questo tipo di no, divisione no, economica. No, non credo. No, il socialismo è quello che in maniera utopica punta all'uguaglianza nei punti di partenza e instaura poi un meccanismo, tra virgolette, di. Premi al merito, che non è quello regolato dal mercato, è quello che Luigi Einaudi nel suo saggio pubblicato nel 1948 definiva una società di mandarini in cui ci sono commissioni che distribuiscono se tu sei promosso, ma per tutta la vita, eh, commissioni di esami, eccetera, che può alimentare poi una società che appunto lui chiamava di burocrati di mandarini. No, io credo che sia giusto far operare le leggi del mercato moderate dalla regolamentazione pubblica però c'è uno spazio poi una volta arrivati ai risultati per ridistribuire parte dei premi se vogliamo chiamarli in questo modo e questo è un ruolo anche questo è un ruolo dello Stato come un ruolo dello Stato dare una possibilità a tutti da questo poi nel libro trago un insieme di, di politiche specifiche che possono essere poi praticate però credo sia importante chiarire queste basi tra virgoletti ideologiche, l'ideologia è un termine brutto, però non dobbiamo vergognarci se non c'è una base ideologica eh, definita, ben definita, si finisce per essere opportunisti, per fare al mattino una cosa, al pomeriggio il contrario di quella cosa, perché tanto non è chiaro quali sono i punti di partenza e non sono neanche chiari i punti di arrivo in cui descrivi come vorresti che la società, più che l'economia, non solo l'economia, la società funzionasse. Ecco, lei così, però mi fa proprio un assist perfetto per parlare di oggi, perché se mi, se mi dice che la politica deve basarsi anche un po' sull'ideologia, su eh, gli ideali, oltre che l'ideologia e, e quindi parlare di temi. Questa famosa parola che abbiamo sentito ripetere così tante volte in questi giorni eh, di crisi, di precrisi e poi di crisi deflagrata: no? parliamo di temi, l'hanno detto tutti i politici, ma poi pochi hanno davvero parlato di temi. No? e la, la sensazione è che il nostro. Governo ormai uscente, sia naufragato parlando invece di nomi e non di temi. Eh, forse questa è una suggestione che viene a me. L'unico che ha parlato davvero di temi è stato Mattarella nel suo drammatico discorso dell'altra sera, in cui ha rimesso in fila un po' i temi cardine in cui siamo eh, immersi. Ecco, allora, proprio perché lei invece auspica una politica che si basa sull'idea e che dall'idea trova l'ancora per poi andare avanti, che, che cosa pensava in questi giorni mentre guardava? Quello che si stava consumando. Ma io, sinceramente, non ho capito molto di quello. <ride> allora, in buona compagnia, mi sa. Non ho capito molto di quello che stava succedendo e non pensavo che finisse in questo modo. Però l'Italia ha una politica molto complicata che deriva anche da risultati delle elezioni del 2018, in qualche modo molto, molto strani, che hanno sorpreso pure molti con uno spostamento di, di voti verso i 5 Stelle che poi dopo un anno, due anni si sono trovati nelle elezioni europee con i voti dimezzati, quindi c'è un'opinione pubblica che è anche piuttosto, piuttosto instabile. Quindi difficoltà credo per il cittadino comune di capire che cosa stava succedendo, adesso vediamo se si riesce a formare, io penso di sì, un nuovo governo. E, e credo che, quest, che questo nuovo governo necessariamente dovrà, e credo lo si stia facendo in questi giorni, puntare sulla sostanza, sulla discussione delle politiche che devono essere intraprese prima di tutto. Tra l'altro lei sa, perché l'avrà letto sui giornali, che è nel totto ministri. Eh questo... <ride> Sono <ride> i giornali cattivi, no? No, <ride> ma... <ride> No, questo insomma, è, i giornali senza offendere nessuno, devono scrivere qualcosa. Perché scrivere ogni giorno qualcosa è difficile, mi rendo conto. Quindi bisogna. Siamo ancora soltanto alle possibilità, diciamo ecco. così, al toto nomi. Sì, sì, sono tutti i nomi che sono messi in giro da, dai giornali, non c'è niente di concreto. Ecco, il, il governo che si andrà a formare, se si andrà a formare, ma insomma in queste ore sembra. Un po' più probabile di quanto non, non, non potesse apparire anche soltanto ieri sera, quando gli animi erano più, più tribolati. Avrà davanti delle, delle sfide davvero sì. decisive, e qui l'economia peserà moltissimo. Eh, sì. Lei prima. Ha giustamente fatto un po' di, di, di escurso storico della nostra storia recente, 5 Stelle, poi insomma i, i, i vari governi che si sono succeduti. Il governo Conte ultimo, quello giallo-rosso, si è trovato a fare i conti con una pandemia che non era certo. eh, ipotizzabile. E oltre al contraccolpo sanitario, sappiamo che l'altro contraccolpo devastante che ancora viviamo è quello legato a tutto un sistema economico in cui eravamo immersi e che improvvisamente ci si è un po' sgretolato sotto i piedi. Abbiamo la scadenza importante del blocco dei licenziamenti tra pochissimo, abbiamo i risultati del PIL che sono stati eh, forse meno drammatici delle aspettative, ma drammatico è il termine giusto sì. da usare per parlarne. Eh, intanto un giudizio sul pregresso, cioè l'abbiamo affrontata bene questa crisi economica, parliamo di economia e basta, e eh, chiaramente dobbiamo conciliarla con, con la situazione sanitaria, ma se è fatto tutto il possibile o qualcosa forse non si poteva fare meglio. No, se andiamo a vedere gli ultimi 12 mesi è facile trovare degli errori. Il problema è che è anche necessario ammettere che era una situazione molto difficile da gestire e che in tutti i paesi del mondo ci sono stati eh, problemi. Diciamo, la crisi ha messo in evidenza ancora una volta quanto è lento l'apparato burocratico italiano, sappiamo quanto tempo ci è voluto per perché i soldi arrivassero a chi ne aveva bisogno e ancora adesso non arrivano a tutti, la cassa integrazione, i, mesi, che ci sono stati, i mesi, mesi persi per erogare la cassa integrazione. Le cose sarebbero state molto peggiori se, avessimo, se non avessimo avuto il sostegno delle dell istituzioni europee, perché quando a febbraio scorso, a marzo scorso si è capito che la crisi avrebbe colpito l'Italia, la prima reazione di chi presta soldi all'Italia, i mercati finanziari come li chiamiamo, è stata quella di dire: Io i soldi te li do allo Stato italiano, però voglio essere compensato perché tu sei già tanto indebitato, ti, indebit ti devi indebitare ulteriormente, quindi voglio avere un tasso di interesse più alto. E lì la cosa sarebbe andata fuori controllo. Fortunatamente sono arrivati una marea di soldi, soprattutto dalla Banca Centrale Europea. Adesso ci sono i soldi del recovery plan, però l'anno scorso in termini netti sono arrivati dalla Banca Centrale Europea circa 170 miliardi. Il, debito, il deficit pubblico l'anno scorso, cioè lo squilibrio tra entrate e uscite dello Stato, è stato di circa 180 miliardi, di questo è stato coperto per 170 miliardi dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea, e un altro po' di soldi sono arrivati dall'Unione dall Europea il meccanismo SURE per finanziare le casse integrazioni, quindi questo ci ha consentito di fare cose che non era stato mai possibile fare in presenza di una crisi economica in Italia. Questa volta c'è stata solidarietà, abbiamo parlato di solidarietà prima, c'è stata solidarietà a livello europeo non è detto che duri sempre anzi secondo me non dura sempre però diciamo l'eccezionalità della crisi un virus che arrivava dal di fuori dal, da, da, dalla Cina eccetera che ha colto e sorpreso tutti credo abbia facilitato questo grado di, di solidarietà è un po' più difficile la solidarietà se tu sei causa dei tuoi problemi ma qui il problema era stato, arrivava dall'esterno e questa è la cosa che ci ha consentito di fare cose che non avremmo potuto fare detto questo si potevano fare le cose meglio, sì, però abbiamo una macchina dello Stato che purtroppo è, lei, è molto lenta. Senta, ma a proposito di Europa, ci aiuti invece a chiarire un arcano che è legato a una parola di tre lettere oh, che fino, messo, no. <ride> fino a un anno fa... <ride> Nessun italiano, secondo me, l'aveva quasi. Nessun italiano l'aveva neanche mai sentito nominare. Improvvisamente è diventata la parola di tre lettere sì. che ha fatto cadere un governo perché poi insomma, è caduto pure sul MES il governo di Conte. E eh, ci aiuta dall'altro la sua autorevolezza sì. a capire se ne abbiamo così tanto bisogno, ne possiamo fare a meno? una fregatura. Allora, io non capisco perché secondo me la cosa è abbastanza semplice, però eh, o non la si vuole capire o non la si capisce, non lo so quale dei due. Che cos'è il MES? Sono soldi che arrivano da questa istituzione europea a tassi di interesse molto bassi, anzi negativi, più bassi di quelli a cui il governo o lo Stato prende a prestito soldi e che devono essere investiti nel settore della sanità o meglio per curare gli effetti diretti e indiretti della pandemia. Quindi è una fonte di finanziamento molto conveniente. Quanto si risparmia prendendo i soldi dal MES piuttosto che prendendoli a prezzo dai mercati finanziari... Adesso intorno ai 200, a seconda del giorno che si guarda, intorno ai 250-300 milioni l'anno, per dieci anni. Sei mesi fa erano circa 500, ma poi i tassi di interesse in Italia sono scesi. Quindi, io, ci sono condizioni nascoste? Secondo me no. Io questi soldi li prenderei, anche adesso, li avrei presi sei mesi fa. Però, detto questo, non è una questione tale da far cadere un Governo. Si può vivere, far risparmiare? Sì. Lo prenderei? Sì. È essenziale? No. In che senso? Non è che noi non possiamo aumentare le spese per la sanità senza prendere questa particolare fonte di finanziamento. Noi possiamo finanziarci mettendo, emettendo BTP. Ci costa un po' di più. È stupido farlo. Però se qualcuno si è fissato che proprio il MES non lo, non lo vuole prendere... Cioè, di fronte a questo io dico vabbè, se, non prendiamolo, è stupido non prenderlo, però non è una questione fondamentale per l'economia italiana come alcuni l'hanno voluto fare a Parigi. Cioè è stata un'esagerazione da tutte e due le parti, è diventata una questione tra Guelfi e Ghibellini, voi siete interista, juventino, milanista... È diventato è andato fuori controllo sta cosa del mezzo. E poi quasi tutti, siccome sono questioni complesse, la maggior parte della popolazione non la capisce questa cosa. Quindi basta, se qualcuno proprio non lo vuol prendere, pazienza, ma arrendo, sprechiamo un po' di soldi, però per fare la proporzione il risparmio sono 250 milioni l'anno su una spesa pubblica complessiva, anche prima del Covid, di 850 miliardi l'anno. Non è una cosa assolutamente necessaria. Padre Enzo, sì. volevi intervenire? Sì. Eh, io vi sto, sto ascoltando attentamente, no? Ci sente? Ah, ecco qua, sì, sì, sì. Sto ascoltando attentamente un po' quello che eh, il professor Cottarelli ci sta dicendo. E, e ho notato due cose. La prima, proprio dall'ultima battuta. Che il rischio di assistere ad una partita tra guelfi e ghibellini. E quindi manca quel principio fondamentale che sta un po' alla base di questo gesto che noi stiamo commemorando stasera: no? di Francesco che vende tutto perché sente che l'altro è fratello. Allora io, dal punto, dal punto di vista economico, mi chiedo, è possibile una pacificazione sui temi economici? Che guardino ad un bene comune, o dobbiamo aspettare che arrivi il presidente Mattarella e dice: No, in questa partita metto uno che ora deve guardare al bene comune del Paese. Questo orizzonte, nelle prospettive economiche del Paese, ci può essere? Quindi, questa è la prima, la prima domanda. L'altra domanda invece che vorrei porre: ma sentire anche te, Agnese. No? Adesso ti, ti lascio come intervistatrice no? e, e ascoltarti ero, come donna esperta no? di temi eh, economici, è questa: eh, I grandi uomini hanno avuto accanto anche delle grandi donne. Francesco D'Assisi ha avuto Chiara, ha avuto la madre, eh, in economia. Il ruolo delle donne c'è, fino a che punto c'è oppure è assente? Eh, sì, risponde Franco. Diciamo uno spazio per la diciamo, pacificazione, eccetera, in tema economico. Allora il problema secondo me è che noi italiani siamo davvero un po' fatti così. Cioè, i guerfi i Guivellini, ce li siamo inventati noi naturalmente queste divisioni ci sono anche all'estero. Basta guardare quello che accade negli Stati Uniti, si è molto estremizzato gli Stati Uniti. E noi forse ce l'abbiamo un po' più nel sangue questa cosa dell'estremizzazione, non so bene perché sarà la nostra storia di divisioni. Noi siamo un paese però forse anche a che fare, devo dire. Su quello a cui facevo riferimento prima, un po' la mancanza di certi ideali nella società americana, che pure sta diventando estremizzata, c'erano, almeno fino a, poco, fino a Trump, c'erano comunque degli ideali che risalivano all'accezionalità della storia americana e quindi dal XVIII secolo, dalla guerra di indipendenza. E questi ideali comuni accomunavano facevano sentire parte di una stessa comunità. Noi italiani abbiamo una storia eh, di unità eh, più eh, recente, ma soprattutto abbiamo una storia di divisioni molto, molto più antica, che risale appunto beh, diciamo dalla caduta dell'impero romano, dall'in poi sono stati molto, molto divisi. E c'è questo fatto, sì, da un lato di non sentirsi fratelli e poi di esagerare credo forse le, di credere troppo nell'ideologia nell e in certe cose. A me mi ha colpito di recente una frase di Bertrand Russell che diceva «Io non morirei mai per le mie idee, potrei sbagliarmi». Ecco, questo un po' di buon senso. Ci dovrebbe far dire che credere, credere nell'ideologia è necessario, l'ho detto, però crederci troppo può essere completamente sbagliato, perché noi dobbiamo avere sempre un dubbio, quando si considerano le posizioni degli altri, che un po' di verità ci deve essere anche dall'altra parte. Come l'ho detto, anche nel MES un po' di verità, c'è qualche scomodità, diciamo, secondo me non c'è una trappola, non è un cavallo di Troica, come è stato detto, però ci sono delle cose che potrebbero non piacere, ne dico una. La condi il, le condizioni per il MES sono che si spendano questi soldi per la sanità e cose affini. Ecco, essere sottoposti a un controllo esterno per un problema come la sanità può essere politicamente molto delicato. Ed è per questo che molti paesi preferiscono non, pre anzi, nessun Paese in Europa per ora l'ha preso, perché si pongono delle condizioni su temi molto delicati. Ecco, questa è una cosa che. Chi si oppone al MES in qualche modo ha ragione, secondo me è più che compensato dal risparmio in termini di soldi. Però bisogna sempre capire l'opinione degli altri e perché è basata. Mentre spesso invece tendiamo a dire che eh, c'è un pregiudizio, proprio non capiscono, fanno sposta. Rendiamoci conto, sempre, che forse ci sbagliamo. Ecco, come dico, Bertrand Russell diceva, magari sono io che mi sbaglio. <ride> ecco. Eh, allora Vengo alla tua domanda che è molto importante direi, no? perché questo tema della, della presenza femminile è uno dei grandi temi che sono eh, posti anche alla base della Next Generation EU, per esempio. Insomma c'è tutto un, un, un percorso legato alla parità che sta eh, arrivando a un momento di svolta forse davvero fondante, importante per la prima volta nella nostra società occidentale chiamiamola così in realtà allora a livello direi, non qualitativo ma sicuramente numerico in Europa siamo più avanti rispetto eh, all'Italia abbiamo grandi esempi di, di donne di potere nell'economia e nella politica eh, proprio vicino a casa nostra eh, cito le, le, le più famose Ursula von der Leyen, Christine Lagarde eh, la Merkel che insomma è, è un esempio eh, assolutamente alto tra l'altro di eh, donna in un ruolo di potere eh, tale da aver condizionato le politiche europee degli ultimi 15 anni. Perché è importante la presenza delle donne? Allora, io direi che bisogna chiarire un punto che è sostanziale in, questa, in questo tema: eh, che, mh, quando si parla di visione femminile delle cose, non, eh, detta così, suona davvero un po', un po' superficiale, perché la presenza delle donne in luoghi di potere, che possono essere economici o politici. Eh, non è importante perché eh, debbano portare un, un, qualcosa dello stereotipo della femminilità nella gestione di una tematica cioè, gli ideali di cui parlava anche Cottarelli che saranno la base della politica o dell'economia sono eh, gli stessi al di là dei generi di appartenenza e, e sono fondanti sia se si è una donna sia se si è un uomo quindi eh, la femminilità al potere è un concetto un po' secondo me un po' davvero stereotipato. Eh, è importante però che ci sia perché escludere la metà della popolazione mondiale, anzi un po' più della metà della popolazione mondiale, dalla possibilità di decidere, di pensare, di comunicare un ideale che può essere comune e condiviso al di là dei generi, eh, è qualcosa di estremamente limitante per la crescita eh, di un paese, di una nazione, di una comunità come può essere quella eh, europea. È un peccato, è un peccato per, per tutti escludere una fetta così larga, così, che è quasi maggioritaria numericamente parlando, dalla possibilità di poter scegliere, decidere e comunicare. E questo appunto al di là degli ideali che invece devono essere il grande filo conduttore che unisce uomini e donne. Nella, nel, nella questione della parità di genere non, non ci deve essere dualismo o contrapposizione, ci deve essere la comunanza di un ideale che unisce uomini e donne nel pensare di poter fare qualcosa insieme, in cui si sia davvero eh, insieme. E in fondo anche il francescanesimo senza Chiara sarebbe stato un po' più monco di quello che vediamo, sappiamo e conosciamo oggi. Adesso mi hai posto la palla per fare la domanda, ci avviamo verso la conclusione. Io ho detto ai nostri eh, telespettatori, a quelli che ci seguono, ringrazio Avvenire, ringrazio Corriere della Sera, ringrazio Huffington Post, eh, ringrazio la redazione sanfrancesco.org. Eh, Umbria 24, La nazione, siamo anche sul tuo quotidiano online, che non dobbiamo superare i 40 minuti, quindi ci siamo. Io direi, Franco: abbiamo aperto con te eh, dove sei posto al centro il gesto di Francesco. Abbiamo avuto uno squarcio sulle conseguenze di questo gesto, come viene assorbito dall'economia e mi pare che l'architrave che hai posto all'inizio quei tre livelli sono da riprendere. Poi chiederò alla redazione di fare un articolo proprio su questi tre aspetti, perché a volte si pensa che l'economia non può essere francescana e che il Papa quello che dice è utopistico, quindi lo ascolto, però poi lo metto nel cassetto. Invece mi pare che i presupposti di una visione economica a caratura francescana c'è tutta. Insomma, i primi, le prime tre parole a me sono sembrate veramente del principio di uguaglianza: eh, il merito e la retribuzione. Sono tre concetti che insomma, terremo presente e portiamo con noi. Franco, io ti affido la conclusione di questo incontro e poi, dopo mh, 30 secondi per ciascuno, noi lo chiediamo sempre negli incontri: qual è la tua parola povera eh, che vuoi proporci? Sì, io credo che due parole sono state importanti anche in quello che si è detto, solidarietà, redistribuzione. Eh, io credo che Francesco è partito proprio su, queste, su questi ideali che poi non sono soltanto delle teorie, ma sono delle pratiche concrete. No? Io credo che l'esigenza della nostra realtà sociale è quella di uscire fuori da una sorta di lasciatemi passare questo termine, egoismo politico che ci ha portato a non riuscire a entrare in una dimensione appunto di solidarietà piena. Credo che anche l'intervento del nostro pontefice, forse prima che succedesse tutto questo, perché il discorso dell'economia di Francesco è iniziato prima della pandemia, quindi anche prima di tutto il discorso di crisi che c'è stato. Ma credo che siamo chiamati adesso a passare eh, a livello politico da una teoria ad una pratica concreta per riuscire veramente a realizzare questa solidarietà che è fondamentale, credo, per la vita di, della nostra società. Bene, Franco, questa è una parola che facciamo nostra e adesso una parola povera per ciascuno. Agnese, la tua parola povera. Domanda da un milione di dollari. Eh, no, io direi è sale perché ci vuole un po' di sale in tutto quello che si fa. Eh, ci vuole nella politica, ci vuole nell'economia, ci vuole nella vita, negli affetti, nelle amicizie. Eh, senza sale non, tutto, è, tutto è sgradevole. Bene, Carlo. Sarà l'orario, ma anch'io ho pensato a qualcosa di alimentare. Io pensavo alla mia parola povera: è lenticchia. Perché le lenticchie è un è una cosa che fa benissimo, è un cibo povero, non costa molto, però fa benissimo. Ha le proteine, ha le fibre. Sono diventato un mangiatore di lenticchie. Poi qui in Umbria, grande regione di produzione di lenticchie, quindi non posso altro che dire lenticchia, la mia parola povera. Benissimo, Comunque sono due termini molto biblici: eh. sia il sale che le lenticchie. Franco, la tua parola eh, povera? Io da, da francescano non posso che dire fraternità in questo momento, che credo sia la cosa che può veramente accomodare tutti gli uomini di questo mondo. Bene, abbiamo ascoltato anche queste parole povere. E ci lasciamo, ci vedremo il 4 marzo con la terza piazza di San Francesco. E ringrazio voi tutti, e ringrazio la città di Foligno, dal sindaco al presidente della Quintana, ai giornalisti presenti, alla redazione. E buonanotte, brava gente, amo dire.